Chiederò immediatamente una verifica di maggioranza della governance dell'ente della comunità montana Lento Montestella, salvo riservarmi eventuali denunce alla Procura della Repubblica, lo annuncia il sindaco di Cicerale Gerardo Antelmo. Con un'emergenza rossa, la comunità montana Lento Montestella ha messo in cassa integrazione i dipendenti che operano sul territorio di Cicerale, sottolinea il primo cittadino. Questa mattina il comune si è ritrovato senza i dipendenti perché messi in cassa integrazione con grave danno nelle operazioni di monitoraggio e di intervento delle condizioni idrogeologiche del territorio. Ieri alle 13.43 è arrivata l'allerta meteo dalla Protezione Civile della Regione Campania, la quale Cicerale era uno dei comuni particolarmente interessati dal previsto maltempo con allerta rosso, il massimo grado di allerta meteo che viene diramato dagli organismi di protezione civile. Ebbene, dopo mezz'ora ho attivato tutte le procedure perché, insomma, non sono un sindaco che aspetta gli eventi, sono un sindaco attivo, sono un sindaco che si preoccupa, sono un sindaco premuroso e ho avviato tutte le procedure per mettere in sicurezza il più possibile il territorio. Ho chiuso la didattica in presenza solo per oggi, perché da domani la prima e la seconda elementare più l'infanzia continueranno regolarmente a frequentare in presenza nell'edificio scolastico con ordinanza. Ho addirittura dato limitazioni alla mobilità intracomunale dei cittadini, perché soltanto per estrema necessità, per casi di salute, di lavoro e per altre motivazioni assolutamente plausibili. Quindi ho fatto una serie di interventi che ho pubblicato con ordinanza. Ma il fatto gravissimo è che ieri intorno alle 2.30, alle 14.30, in una giornata di festa, ho lavorato solo su questo nella giornata di ieri, ho prima chiamato il presidente della comunità montana Angelo Serra, al quale ho detto che come ufficiale di protezione civile chiedevo la presenza stabile in loco dei quattro dipendenti di Cicerale che appunto lavorano sul territorio comunale di Cicerale per i cantieri, per appunto negli interventi idrogeologici. Li ho chiesti perché ho necessità di fare un monitoraggio soprattutto dei corsi d'acqua, soprattutto di eventuali smottamenti idrogeologici. Il comune di Cicerale è tra i più grandi per estensione della provincia di Salerno. Ho necessità di uomini e mezzi. Ebbene, la risposta che mi è stata data è: ma mo vediamo che li dobbiamo pure pagare queste persone. Come? Che significa pagare? Sono dipendenti, come fai a dire? Quindi cassa integrazione, come in passato quando ci sono avverse condizioni meteo, cassa integrazione, perché chiaramente non possono svolgere il ruolo. Dopodiché ho mandato una PEC alla comunità montana a Lento Montestella, nella quale ribadivo questa richiesta in conoscenza, in copia il prefetto, nella quale appunto ribadivo questa esigenza territoriale di ufficiale di protezione civile sul territorio. Poi c'è stata alle 18.30 una riunione in video call con i sindaci e con lo stesso prefetto, con la protezione civile campana, con il dottor Giulivo, persona molto garbata e molto efficiente, tra l'altro faccio davvero a lui i complimenti. Ebbene, ho ribadito al pubblico davanti a tutti gli altri sindaci la necessità di avere questi dipendenti e mi è sembrato che la gran parte, tutti, cioè che è stata condivisa questa idea di dire: è emergenza rossa, mettiamo a disposizione il maggior numero possibile di uomini sul territorio e non soltanto la squadra di protezione civile che agisce in reperibilità. Detto questo, il presidente dell'UNCEM, Enzo Luciano, ha inviato un messaggio che conservo sul mio cellulare dicendo: domani non c'è cassa integrazione, niente cassa integrazione per condizioni meteo, stamattina mi ritrovo con la cassa integrazione, con i dipendenti in cassa integrazione, senza poterli utilizzare ai fini del monitoraggio del territorio. È vergognoso, è un modo assurdo di operare. E se mi riservo tutte le eventuali denunce, anche se ci sono profili penali, perché noi stiamo lavorando con le mani nude, abbiamo dipendenti, non è normale che con un'allerta meteo rossa si mettano in cassa integrazione. Adesso ho appena chiuso una strada interna al paese, perché per smottamento di massi, però ripeto, abbiamo quasi 50 km quadrati di territorio da controllare, non so con chi parlo. Il comune di Cicerale è rimasto ed è scoperto, insomma, per quanto riguarda il monitoraggio soprattutto del territorio, che è importante e fondamentale, sindaco. Non è scoperto perché lo stiamo facendo io, il vice sindaco e tutta l'amministrazione comunale. Lo stiamo facendo, non abbiamo
la disponibilità dei dipendenti che sono pagati per fare questo e che qualcuno ha messo in cassa integrazione stamattina. È una cosa vergognosa, solleverò interrogazioni parlamentari, scriverò al procuratore della Repubblica, chiederò una riforma della governance della comunità montana, perché davvero è un modo di operare che è assolutamente antiquato e vergognoso. Lei ha detto che ha chiuso una strada, sindaco, quindi oltre sì. allo smottamento insomma di massi sul manto stradale. Smottata anche molto vicino al centro urbano, ho ritenuto di poterla chiudere. Il problema è stiamo monitorando il fiume Mola, tra l'altro sul fiume Mola abbiamo l'alta pressione del gas della metanizzazione, quindi voglio dire c'è veramente, tra l'altro la Amalfitana, l'azienda che ha realizzato l'intervento, sta facendo anche se il monitoraggio. Quindi insomma, stiamo operando e non stiamo mettendo in pericolo il comune, ma ripeto, lo sta facendo l'amministrazione comunale, lo stanno facendo i dipendenti, non lo stanno facendo i dipendenti, ho i dipendenti del comune che stanno lavorando, ho raddoppiato i turni ai vigili urbani che stanno girando. Noi siamo un piccolo comune, molto ben organizzato devo dire, ma siamo pur sempre un piccolo comune, non pensiamo di dover appesantire la protezione civile e vigili del fuoco con ulteriori interventi, né la stessa squadra di protezione civile della comunità montana, perché non ha senso. Quindi a me servivano persone neanche, che monitorassero. Neanche stamattina quindi c'è stata risposta, sindaco, da parte della comunità montana. Per quanto riguarda rispondere al procuratore della Repubblica. Quindi io adesso scriverò se ci sono i profili penali, a giorni contatterò il procuratore, se ci sono i profili penali non esiterò. Mi dispiace perché un collega sindaco, però ripeto, Angelo Serra, ieri ha avuto due telefonate da me, ha avuto una PEC, gli è stato detto nell'incontro in prefettura, gli è stato detto dal presidente dell'Unione Nazionale delle Comunità Montane, Enzo Luciano. Questa situazione, sindaco, si è verificata solo nel suo comune oppure anche altri comuni hanno avuto la stessa problematica? Non so, ma ripeto, scriverò al procuratore che se ne occuperà. Va bene, allora magari ci potremo risentire nei prossimi giorni per capire come procede insomma questa sua richiesta e se ci sono risposte. Dato chiederò una verifica di maggioranza nella governance della comunità montana.